Parigi, capitale della Francia e del caldo in tutta Europa. Altro che visita alla Tour Eiffel. Meglio mettere i piedi nell'acqua e immortalarsi vicino ad una fontana. Le batomusce sulla Senna registrano comunque il tutto esaurito. I pendolari sulla metropolitana parigina invece non ce la fanno già più. A Parigi sono state adottate misure per mantenere le persone idratate, tra cui fontanelle e stanze fresche allestite nei palazzi comunali. Distribuite bottigliette d'acqua nelle stazioni. Previste anche limitazioni al traffico. Non è allarmismo, dichiara la ministra francese della salute Agnès Buzyn. Domando a tutti di sentirsi responsabili di se stessi, della propria famiglia e dei propri vicini, per evitare l'affollamento nei pronto soccorso a causa di persone che assumono rischi inutili, motivo per cui sto ripetendo questi messaggi di prevenzione. L'ondata di calore di quest'anno ha fatto rivivere in Francia il ricordo dell'agosto del 2003. Quando il caldo torrido causò molte vittime tra le persone anziane e provocò lunghe code negli ospedali. Secondo le previsioni dei meteorologi, le temperature raggiungeranno e addirittura supereranno i 40 gradi, dalla Spagna fino alla Svizzera, a causa di alta pressione e aria calda provenienti dal Sahara. Gli scienziati affermano che le ondate di calore possono essere particolarmente pericolose quando si verificano all'inizio dell'estate, quindi prima che ci si sia adeguati alle temperature stagionali. A Bruxelles il comune ha pubblicato nuovi avvisi per consentire a tutti di prendere ulteriori precauzioni in considerazione dell'elevata radiazione solare prevista per i prossimi giorni. Il Belgio è uno dei paesi più colpiti dall'ondata di calore, a caldo anche il Manneken Pis.